Troppo secca e senza attenuanti la sconfitta interna 1-3 di domenica scorsa contro la Lavagnese in quello che era pur sempre uno scontro diretto per la salvezza. Così, a distanza di 48 ore, il Divi Borgo ha deciso di cambiare. Via Pacifico Fanani era la seconda avventura sulla panchina del Givi e squadra affidata a Rino Lavezzini che già da martedì pomeriggio aveva diretto il primo allenamento. Compito non facile per il 67enne tecnico di Marina di Carrara che ci metterà tutta la sua trentennale esperienza per cercare di conquistare la salvezza e di risollevare le sorti di una squadra andata progressivamente alla deriva. Il ritorno del Pacio Fanani la scorsa estate era stato salutato con entusiasmo, quasi una sorta di ritorno del figlio il prodigo. L'ennesima rivoluzione estiva non aveva spaventato il tecnico e la partenza in campionato, 10 punti pensate nelle prime 4 giornate, primato in classifica, avevano illuso un po' tutti. Già, un'illusione, perché dopo la vittoria 3-0 sul Borgosesia dello scorso 6 ottobre, quindi più di 3 mesi fa, Borgia e compagni si sono infilati in un lungo tunnel nero e buio dal quale non sono più usciti. 7 punti nelle ultime 14 partite, sono media da ultimo posto e retrocessione diretta. Da dire che la cessione di Lucatti, capocannoniere del campionato, non è stato un buon segnale. Così, dopo l'ennesimo rovescio, una prestazione davvero pessima, la decisione di cambiare. Rino Lavezzini, lo scorso anno alla guida dell'Albissola, esordirà domenica prossima nella sua Liguria. Givi Borgo di scena al Chittolina di Vado. La sfida coi rossoblù di Luca Tarabotto sarà già un altro spareggio salvezza.